in volo stamani verso San Martino di Lupari per conquistare l'accesso alla Final Four di Coppa Italia. Con la Passalacqua è partita quindi anche Rana Larkens, presentata ufficialmente alla Palaminardi alla presenza dello Stato Maggiore della società. Spiegati anche i motivi del ritardo a Ragusa della PVO americana. Un contratto, per avere valore, spiegano dalla società, deve essere registrato in federazione. Quindi abbiamo fatto l'annuncio sulla base di un'intenzione, ma tra l'intenzione e la fase di registrazione del contratto c'è stata la richiesta di un'altra squadra che ha creato disturbo. Adesso la giocatrice è contenta, spiegano sempre dalla società, e per la Passalacqua è un grande piacere averla in squadra. Poi Lambruschi si è fermato sul momento delle sue atlete. Abbiamo visto, ha detto, che possiamo andare avanti, arrivare in finale di Coppa, ma anche proseguire in Eurocup. Con la Larkens, inoltre, abbiamo sistemato alcune cose, una giocatrice di grandi mezze e potenzialità e a cui non manca l'esperienza per guidare il gruppo. Dopo la gara di Coppa di domani, la Passalacqua non farà ritorno a Ragusa a causa dell'impegno ravvicinato di mercoledì in Eurocup a Nymburk.